in che cosa si differenzia questa operazione da una qualunque altra operazione, che ne so, di tipo documentario o giornalistico, se vogliamo. Se andate sul sito dei Castelli Educatori di Parma e Piacenza trovate fantastiche fotografie, ci sono bellissimi libri, come uno di quelli esposti anche qui, in cui i castelli sono molto ben rappresentati visivamente. In che cosa si differenzia allora il nostro lavoro da tutto il resto? Si differenzia da questo: c'è un surplus di emozione, cioè noi abbiamo raccontato anche un dato apparentemente invisibile, appunto, più tipicamente emotivo. Quindi, oltre alla pura rappresentazione scenica del castello o del luogo vicinore al castello, abbiamo cercato di rappresentare anche una sorta di elemento impalpabile, puramente narrativo, alle volte anche soltanto uno spunto letterario. Che ne so, nel mio carnet, arrivato a Sala Baganza, visto questa bella rappresentazione di Ercole, Ercole è diventato il personaggio che ci guida in almeno due delle tre scene, fino a ballare il sangue dei suoi scontri, delle sue fatiche, nella ghiacciaia dove veniva conservato un vino, e quindi il rosso del sangue diventava altro rosso. E quindi abbiamo preso anche degli spunti diversi, che sono Leo Ortolani si è divertito a immaginare il signore dei castelli invece del signore degli anelli, quindi nei castelli del Ducato di Parma e Piacenza ha ambientato le storie del suo personaggio Rahman e di una combriccola di personaggi che sono la parodia, che ne so, dei protagonisti del signore degli anelli. Quindi trovate anche degli elementi narrativi, emotivi, poetici. Alcuni hanno usato una chiave di lettura di questa emozione derivata dai castelli in forma più poetica. Quindi c'è un ventaglio di soluzioni, di suggestioni, che è veramente particolare, è inedito rispetto a tutte le altre occasioni in cui questa rete di castelli è stata rappresentata.